che cosa ha già Peppuccio Pagliuso che non va? È il diavolo? No, non è il diavolo, nel modo più assoluto, è uno che fa danni, siccome fa danni alla mia squadra del cuore, non mi può essere simpatico a livello calcistico, perché ha sempre fatto danni verso il Cosenza Calcio, non voglio dire che le fa in malafede, però li fa. Ne fa di continuo, perché lui è così, e io lo dico sempre, purtroppo lui è così, prendere o lasciare, io preferisco lasciare Peppuccio. Poi fuori dal calcio, te l'ho detto anche stamattina, fuori dal calcio va benissimo Peppuccio, è un ragazzo in gamba, bravo, corretto, ma nel calcio se va a Catanzaro sarei l'uomo più felice del mondo, perché per quanto sono rovinati quelli, li perruperebbe fino alla fine. A Cosenza purtroppo io ho il timore, la paura seria, adesso sono serio, che possa farci tornare al 2003, perché la colpa è stata loro. Cioè, chi viene a dire la colpa è di Catizzone, Carraro, Macalle, sono soltanto mistificazioni della realtà. La colpa è dei Pagliuso, che hanno portato il Cosenza da 39 miliardi di lire di debiti a 63 miliardi di lire di debiti, con tutti i contributi che avevano, con tutti i giocatori che hanno venduto, con tutte le porcherie che sono state fatte. Quindi preferirei da umilista all'ultimo dei tifosi quale sono, preferirei che Peppuccio veramente stia proprio anni luce lontano dalla mia squadra del cuore. Una verità storica. La mettiamo su YouTube questa intervista, sì, ma caro Sergio, vogliamo ne vale la pena, no? Perché noi siamo partiti con sfottiamo a Sergio e gli facciamo una finta intervista. Solo che io quando ho cacciato il microfono, cioè siccome è più forte di me, ho fatto un'intervista seria e adesso sono pentito amaramente che non è questo microfono, non è acceso. È acceso il video, però caro Sergio. Però vedo questo come dico, no, abbiamo qua. No, lo sai che c'è? Tu dai soddisfazione, guarda, quando a me uno dà soddisfazione. E siamo partiti per fare scherzo. Quando vieni in studio, quando vieni in studio. E ci vedi, ancora non ci vedi. Facciamo telefonare di nuovo. Ah, poi lo faccio. Facciamo tutta la verità. Una cosa semplice. Ho un solo segreto, dire quello che pensi. È bellissimo. Grazie. Non conosco diplomazia. Voto alla curva del Cosenza una 10 oggi. Questa è la voglio. Non l'ho vista, ma non lo so. Non ho idea. Comunque, fate che c'è due cose. Ci faccio una domanda. Mi ha risposto seria e hai continuato sempre. Ma l'hai attaccato, poi io condividiamo appieno. Quindi sono disperato perché condividiamo il pensiero di Sergio e l'appoggiamo in ogni caso. Io lo voglio sindaco. sindaco di Cosenza, votate, la prossima elezione. Vota Sergio. Sergio potrebbe farmi. Siamo. Movimento 5 Crocco. Sergio potrebbe fare la domanda che hai fatto poco fa. Non è che siamo senza batteria. Sergio potrebbe farmi tornare alle urne. Una domanda la faccio seriamente su YouTube, è una domanda che ho fatto poco fa a Gigino Celebre. Vorrei conoscere un adepto, la prima parola che mi viene in mente. Del movimento diritti civili che non sia Corbelli. Corbelli, cioè un membro. Faccio veramente un appello. Il numero 2, 3, 4, 5 del movimento diritti civili. Comunale, condominiale. Vorrei sapere. Guarda, te lo dico io. Cioè, esiste un'altra batteria, persona che Ma quando lui diventerà il coso della salute, come vuole diventare il grande della salute, forse esce fuori o muore il movimento, non lo so. Vediamo, facciamolo, garante. Ok, a me è venuta in mente sta cosa. Un saluto. Il movimento infatti ogni volta con leader del movimento, un saluto a tutti, un saluto a tutti. Sergio, un saluto a tutti. Forza Cosenza. Un saluto a tutti.